Allora, adesso vediamo l'altro componente fondamentale che è la capacità termica. La capacità termica è una caratteristica del corpo che, sotto il profilo termico, ha una maggiore o minore attitudine ad accumulare calore, a scaldarsi, quindi ricevendo calore. È legato chiaramente anche a una caratteristica ancora molto più intrinseca, che è quella del calore specifico che ha la sostanza. Ogni sostanza avrà quindi un proprio calore specifico. Possiamo dire che la capacità termica è qualche modo per visualizzarla, è la quantità di calore necessaria per innalzare di 1 grado centigrado il nostro corpo, quindi calore su temperatura. Allora, questo fatto ci permette di ricavare una equazione per questo componente, quindi la capacità termica come la quantità di calore diviso la temperatura, o la variazione della quantità di calore diviso la variazione, il salto termico. Solo che un'equazione di questo tipo, avendo prima noi definito come grandezze fondamentali la temperatura e il flusso di calore o il flusso termico, la delta Q non viene inquadrata, quindi in qualche modo dovremo trasformare questa delta Q in funzione sia del salto termico, cioè della temperatura, sia del flusso di calore. E allora facciamo la seguente: intanto definiamo l'unità di misura della capacità termica. Vedendo questa equazione, possiamo dire quindi la capacità termica come calore fratto tempo, quindi è dato a kilocalorie diviso gradi centigradi. Adesso cerchiamo di trasformare questa equazione. E allora possiamo fare la seguente. E ricordiamo il flusso termico come l'abbiamo definito prima, FQ uguale delta Q fratto delta T. E inoltre, dalla relazione questa CT uguale a delta Q fratto delta T, ricaviamo delta Q. Delta Q uguale a CT per delta T. Adesso, da questa relazione FQ uguale a delta Q fratto delta T, facciamo la stessa cosa, ricaviamo delta Q, quindi noi otterremo FQ per delta T, è però delta T minuscolo, quindi questo è un intervallo di tempo, questo invece è un intervallo di temperatura. Quindi noi avremo due delta Q, uno per questa relazione e uno per quest'altra relazione. Li mettiamo e uguagliando entrambi i membri, quindi delta Q è uguale per ambedue, possiamo scrivere FQ per dT, che è uguale a CT per delta T. Quindi ecco la nostra equazione, dove noi faremo il seguente calcolo. Ricaviamo, quindi ignoriamo questo delta Q che è in questo ulteriore primo membro, quindi consideriamo solo come primo membro questo e quest'altro. Ricaviamo F di Q dividendo ambo i membri per dT. E quindi otteniamo FQ uguale CT per delta T grande diviso delta T tempo. E questo ci fa capire anche il motivo, quando noi parliamo di capacità termica, perché diciamo, le zone in riva al mare risultano essere più temperate rispetto alle zone di montagna. Perché l'acqua rispetto alla terra ha una capacità termica molto più grande. E infatti, che cosa abbiamo? Vediamo un pochino. L'acqua per scaldarsi impiega tempo, però per raffreddarsi impiega ancora più tempo. Viceversa, la terra si riscalda subito, però si raffredda subito, quindi ha una minore capacità di accumulazione del coso, del calore. E allora cosa succede in un ambiente vicino al mare? In un ambiente vicino al mare noi abbiamo la seguente, che durante, non so, la bella stagione d'estate o comunque durante il giorno, l'acqua si riscalda, però chiaramente no, diciamo, tende ad accumulare questo calore. Si riscalda abbastanza lentamente, mentre la terra si riscalda immediatamente. Ma finito il giorno, passando alla notte, cosa si ha? Si ha che la terra si raffredda, perché ha una minore capacità termica, mentre il mare, che ha una maggiore capacità termica, tende a raffreddarsi ma molto più lentamente, quindi restituisce questo calore. E quindi si forma questo passaggio di calore dal mare verso la terra.
Quindi questo passaggio di calore fa mantenere più costante la temperatura in riva al mare rispetto diciamo, alle zone di montagna. Ecco, questo è proprio il motivo per cui noi possiamo avere questa situazione. Adesso riepiloghiamo un pochino il tutto. Nei sistemi termici abbiamo come grandezze fondamentali la temperatura e che quindi consideriamo anche come equivalente elettrico la tensione. Come grandezza fondamentale, altra che il flusso di calore o flusso termico, e quindi come grandezza elettrica equivalente la corrente. Questo serve proprio per modellizzare un sistema termico. Poi la resistenza termica, RT, dato come rapporto della differenza di temperatura diviso il flusso di calore, equivalentemente alla resistenza elettrica, è uguale alla differenza di tensione diviso, o di potenziale diviso la corrente. Quindi c'è questa equivalenza. La capacità termica intesa, quindi che ha come equazione di funzionamento il flusso di calore uguale alla capacità termica per la differenza di temperatura diviso, l'intervallo di tempo considerato, come la capacità elettrica ha, la corrente uguale alla, capacità per la variazione della tensione rispetto al tempo. Quindi capacità termica e capacità elettrica sono fra di loro equivalenti, come sono equivalenti il flusso termico con la corrente, la differenza di temperatura con la differenza di tensione. Il tempo chiaramente è sempre lo stesso. Il corpo che si riscalda a contatto con una fonte a temperatura costante cioè si rappresenta come se fosse un condensatore che si carica perché riceve il flusso termico, quindi come se fosse una corrente. Studiamo un primo esempio di problema. Un corpo che si riscalda a contatto con una fonte a temperatura costante. A livello elettrico possiamo considerare come se il corpo sia costituito da una resistenza termica e abbia anche una capacità termica, quindi come se fosse un resistore e un condensatore, e diciamo, la fonte di temperatura costante è come se fosse un generatore di tensione costante. Facciamo un pochino il punto. Allora, a livello fisico noi abbiamo, questo è diciamo, la temperatura esterna che è costante, quindi è la fonte, e che quindi fa trasmettere, quindi genera un flusso di calore attraverso questo corpo, quindi che immaginiamo sia un isolante, quindi avrà un suo effetto come resistenza termica e come capacità termica. E attenzione, isolante non significa solo un cattivo conduttore. Si può anche dire che un cattivo conduttore ha un'alta resistenza termica, ma può avere anche una buona capacità termica, fra l'altro. Quindi diciamo, bisogna mettere d'accordo i due termini. Allora, intanto calcoliamoci il flusso termico. Allora, sappiamo che il flusso termico è dato dalla differenza di temperatura esterna meno temperatura esterna maggiore, diviso, ecco, abbiamo una sezione qui. Quindi possiamo immaginare che ci sia una resistenza al passaggio, quindi una resistenza termica. Da questa relazione ci ricaviamo, diciamo, portiamo a forma intera, quindi RT per FQ uguale a T con E meno T con I, e ci ricaviamo la temperatura esterna, quindi temperatura esterna uguale a T con I più RT più FQ, quindi da questa relazione. Adesso che cosa facciamo? Consideriamo che questo flusso termico, che chiaramente ha dovuto attraversare un setto o una parte del corpo che offriva una resistenza termica, anche questo corpo chiaramente ha anche una capacità termica. Quindi usiamo l'altra relazione, FQ uguale a CT per delta T fratto l'intervallo di tempo. Ora, che cosa ne viene fuori? Ne viene fuori che queste due relazioni sarebbero, diciamo, potremmo anche eguagliarle. Allora, prendiamo questa equazione, T con E. T con E, qui l'ho riscritta, diciamo, un po' all'inverso. T con I era messo prima, vabbè, e qui invece l'ho messa dopo. Quindi, RT per FQ più T con I. E quindi ho ripreso semplicemente questa equazione, temperatura esterna.
Ma sappiamo che quindi il flusso termico è dato da questa relazione. Quindi questa relazione, quindi dove c'è FQ, sostituiremo CT delta T su intervallo di tempo. Quindi qui noi sostituiremo CT delta T diviso dT più T con I, la temperatura interna. Quindi ora, se noi facciamo questa posizione, tau, che poi in effetti è una costante di tempo, e chiameremo questa costante di tempo termica, e l'indicazione del tempo che impiega il corpo per riscaldarsi, per essere più precisi, il tempo che impiega per riscaldarsi al 63% rispetto al valore di regime. Comunque, il tempo che impiega. Allora, in questa equazione, allora, questo sarà il secondo membro, T con E, termine noto. RT per CT diventa tau, quindi tau, che moltiplica delta T con I diviso dT, più T con I, che è la temperatura interna. Ecco, in questa maniera noi abbiamo la nostra equazione, l'equazione dinamica del sistema. Quindi, questo sistema, allora, come lo possiamo vedere? Lo possiamo vedere nella seguente maniera. Ecco, questa è la nostra equazione. Come se fosse. Allora, T con E è il generatore di tensione. Il fatto che vi sia una corrente, o un flusso termico come corrente, e passa attraverso un setto del corpo, quindi c'è una resistenza termica, ecco, con equivalenza alla resistenza elettrica. E il fatto che il corpo abbia questa capacità di accumulare calore, quindi lo vediamo come un condensatore, e poi tutto viene visto come un circuito. Se l'equazione che noi qui vediamo è un'equazione alle differenze finite, quindi non è che ci dà un numero il risultato. Abbiamo visto che dovrà darci una funzione, ma per calcolare questa funzione è chiaro che abbiamo come strumento matematico solamente questo metodo ricorsivo di proprio il cosiddetto metodo di Eulero, di andarci a calcolare i singoli valori per ogni istante di tempo, magari fatti per 5 volte la costante di tempo, abbiamo visto. E se facciamo questo discorso con la famosa tabella che abbiamo visto precedentemente nelle altre lezioni, ognuno di questi punti ci dà questo andamento.